Giornata di rientri per la Rimini femminile che, nonostante la sconfitta, riabbraccia l'attaccante Giulia Peroni al ritorno alla base dopo il prestito all'Olimpia Forlì e ritrova nei minuti finali Alessia Morelli dopo un infortunio che l'ha tenuta lontano dai box per troppo tempo. La gara di quelle toste si va sul campo del Pievecella, capolista del torneo. A 18esimo le reggiane sbloccano il punteggio con una punizione di Pagliario che beffa Villucci con una traiettoria velenosa da posizione tra l'altro proibitiva. La capolista tende subito a chiudere la partita, la stessa conclusione di Pagliario arriva dopo un'azione manovrata senza però inquadrare il bersaglio, ma è una giornata grigia per risultato e tempo. Si scopre Batman Villucci che diviene la vera protagonista del match, prima respingendo con un colpo da ballerina il tiro di Pagliario, poi chiudendo in seconda battuta lo specchio della porta all'avversaria. Lo stesso portiere si ripete anche sul tiro di Pagliario, bravissima nel distendersi alla propria destra nonostante la sua visuale sia disturbata da una compagna di squadra, negando la gioia del gol a chi il pallone forse l'aveva visto già dentro. In avvio di ripresa sempre pericolosi Pievecella con il diagonale di Matera, ma il risultato non cambierà più, gara che ha visto per certi versi la padronanza della capolista con il Rimini che ha retto bene l'urto in vista della difficilissima e importantissima sfida di giovedì in programma alle ore 14:30 contro la femminile San Mauro Mare. In palio nella sfida di Coppa Italia c'è la qualificazione. Intanto l'attaccante Giulia Peroni, nell'intervista rilassata al collega Luca Filippi, ci parla del suo feeling ritrovato. Sono tornata oggi dopo quasi un anno e fisicamente stavo abbastanza bene. Poi ovviamente non allenandosi e non giocando più insieme da quasi due anni, c'è ancora molto da lavorare per ritrovare il feeling che c'era una volta. E la partita si poteva fare di più, indubbiamente. Abbiamo avuto paura sempre di prendere gol e quindi ci siamo ricordate principalmente di difendere, mai di dare una mano in attacco.